Buonasera e ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo nuovo appuntamento di Book Crossing. Milano non è mai stata la più bella della classe, però è stata ed è ancora la più ricca, la più generosa, la più efficiente, la più attrattiva. Ha reso i suoi cittadini i più ricchi, i più efficienti e i più attrattivi. Quelli con i grattacieli più alti, più linee della metropolitana, più auto di grossa cilindrata immatricolate per abitante, più doppie case, più aziende, più brevetti, più cumenda e imbruttiti. Poi, quando la grande livella del Covid è arrivata a tirar giù dall'aguglia più alta il milanese, in città qualcosa si rompe. Questo libro serve a capire come rimettere insieme i cocci. E questo libro, lo vedete accanto a me, è Fuga dalla città, edito da Chiare Lettere, e abbiamo l'immenso piacere di avere qui con noi Fabio Massa, l'autore. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera, grazie Fabio per essere qui con noi. Questo libro serve a capire come rimettere insieme i cocci di una livella che è arrivata su Milano, una città destinata a scalate su scalate, tant'è che il titolo originale del tuo libro doveva essere anche un altro. La città degli eletti doveva essere il titolo originario, dopodiché era praticamente finito, ma è arrivato il Covid, quindi la città degli eletti, questa torre d'avorio in cui ci sono persone ricche, da ciò punto di vista benestanti, con molte diseguaglianze, e ovviamente è diventato altro, anche le cose che noi ritenevamo di eccellenza sono state messe in discussione, si è rotto qualcosa, e quindi bisogna andare a recuperare un po' i cocci, che sono tanti fortunatamente, ma anche molte cose da aggiustare. Quindi Fuga dalla città non è andatevene via da Milano perché Milano non è più accogliente, ma andiamo via da un'idea di Milano forse un po' troppo imbruttita, con un po' troppo cumenda, ma da un'idea di Milano che forse è obsoleta alla luce del Covid, e bisogna costruire un'altra idea di Milano, ma per farlo bisogna iniziare a discutere dei temi veri, quelli che sono un po' più interessanti anche per chi ci vive. Infatti tu proprio fin dall'origine di questo libro, che è un libro inchiesta che si legge tutto d'un fiato, ma che in realtà meriterebbe l'approfondimento di ciascun capitolo per una puntata a sé, tu dici il concetto di alternativa a Milano, l'unica alternativa a Milano è una nuova Milano, e che la fuga dalla città riporta, come in un'opera di Escher, nella città stessa. È presente quei quadri in cui c'è l'omino che sale le scale, però per un effetto ottico torna giù e ritorna su, quindi tu non capisci mai esattamente, è un circolo, no? È un effetto ottico. In effetti a Milano non è un effetto ottico, è una realtà. Se uno vuole una città che sia europea, dove l'imprenditoria sia veramente tutelata, perché tutti fanno impresa a loro modo, nel loro piccolo, nel loro grande, dove che sia fortemente interconnessa, una città che sia molto densa, e questa densità aiuta i commerci e il business, ma è tremenda da un punto di vista del virus, perché densità è uguale assembramento. Ecco, se uno vuole una città del genere, o è Milano o è Milano. O è Milano o è Milano. Stavamo vedendo anche alcune immagini che ci documentano alcune delle caratteristiche della Milano attuale, ma partiamo proprio dal primo capitolo, che va un po' a smontare alcune delle eccellenze cosiddette tali, ma che poi non si sono rivelate tali, ovvero quello della sanità lombarda. Il modello della sanità lombarda, blasonato, ebbene, qualcosa è evidentemente andato storto. Tu ricostruisci anche con i nomi dei protagonisti, anche dal punto di vista, si parla tanto della riforma, il sistema sanitario di Formigoni, ma in realtà quella che ha avuto più impatto per l'attuale situazione è quella di Maroni, siglata nel 2015 durante Expo fondamentalmente. E quello che mi piace di questo capitolo è che tu dai numeri e associ l'idea del turismo sanitario, che è uno dei perni di questo sistema, che evidentemente poi con il Covid è venuto a mancare. Allora, la sanità di eccellenza lombarda è una sanità, e abbiamo scoperto che eccellenza non fa rima con emergenza, quindi la sanità di eccellenza non ha dato buona prova di sé in un'occasione di emergenza. Perché non l'abbia fatto? In effetti tutti i problemi che noi abbiamo riscontrato sulla sanità non è che non ci fossero prima, semplicemente non li vedevamo. Cioè erano presenti, erano come una patologia, però non evidente. Il Covid l'ha messa in luce, e questa patologia era stata sancita, diciamo così, e nonché provocata anche da un certo punto di vista, dalla legge 23 di Roberto Maroni. E qua, piccolo inciso polemico, è incredibile come
il mondo dei media, noi compresi, si soffermino a volte su cose per andare a riprendere l'esperienza formigoniana e non si accorgano che in mezzo c'è qualcosa che ha cambiato tutto in maniera molto, molto più brutale e nessuno vada a chiedere al protagonista, ovvero Roberto Maroni, conto di questa cosa. La riforma della legge 23 dice, nella fattispecie, già che i medici di base sono dei verga ricette, quindi sono dei copia ricette, la dico male, però questo era il concetto di base che si sentiva in regione nel 2015, visto che i medici di base non servono e visto che la sanità si va a polarizzare verso i cronici, che sono gli ammalati tumore, i diabetici, gli anziani semplicemente sono ammalati cronici, allora a questo punto è inutile che noi teniamo la sanità territoriale, ma andiamo ancora verso di più, verso l'ospedalicentrismo, quindi tutto in ospedale. Peccato che poi è arrivato il Covid e il Covid ci ha dimostrato che se tu assembli tutti i malati in ospedale non fai altro che diffondere il Covid. Dovresti avere invece una medicina territoriale preventiva, valorizzando proprio quelle figure, i medici di base, che per altri motivi e per altre ragioni hanno dato una cattivissima prova di sé durante questa emergenza, e dovresti averli valorizzati invece di averli depressi. Questa cosa si è trasformata in un'enorme complicazione, ma anche un'enorme distruzione del concetto di eccellenza lombarda. Io direi anche oltre quello che poi è davvero, perché non è che si può. Io ho preso una brochure di Asso Lombarda che è di pochi mesi prima della pandemia, diceva praticamente che i motivi per cui la sanità lombarda era eccellente, per prestazioni, per il comparto, per capacità produttiva dei farmaci, per capacità produttiva dei dispositivi medici. Allora, com'è possibile? Anche per quelli che venivano come turismo sanitario dal sud Italia o dal resto del mondo e che pagavano delle parcelle alla sanità lombarda, perché questo è previsto. Ecco, tutto questo non è che può essere distrutto in un mese di Covid o in un anno di Covid, esiste ancora. Semplicemente bisogna cambiare il concetto di sanità lombarda e magari pensare che se abbiamo tante cardiochirurgie quanto l'intera Francia e non abbiamo abbastanza ambulatori locali per prevenire invece cose come il Covid, forse questo è un problema. Ed uno dei temi anche che viene affrontato sempre all'interno di questo capitolo legato alla sanità è quello del calcolo costi-benefici, il calcolo ovviamente dei contagi e poi c'è il calcolo anche dei costi che ordinaria amministrazione per ciascuna regione, a maggior ragione per la Lombardia, dal momento che sul suo territorio viene testata anche la gran parte dei farmaci, cioè una grossa presenza di case farmaceutiche che devono evidentemente intessere dei buoni rapporti con la regione. Questo però può creare poi dei casi anche di insomma pressioni. Sì, allora diciamo che stiamo parlando di una cosa che attiene l'eccellenza e non il suo contrario. Il fatto che ci siano molte case farmaceutiche in Lombardia è dovuto a un principio molto semplice. Una casa farmaceutica, pensate che ne so, dico un nome qualunque, ma vale per tutte le case, molto grande, come Pfizer. Pfizer può decidere di andare a sperimentare un proprio vaccino per avere l'abilitazione in Italia e anche poi in Europa, in qualunque paese o in qualunque regione o in qualunque città d'Italia. Perché va in Lombardia a farlo? Perché viene in Lombardia a farlo tradizionalmente? Non solo perché gli stabilimenti qua, perché ce li ha in generale in giro per tutto il territorio, ma viene in Lombardia perché? Perché il sistema di relazioni con il sistema universitario, che di fatto accredita questi farmaci, è molto rodato, è molto efficiente, quindi tende a andare dove ha già provato un'efficienza alta. E questa è la prima parte, ed è una cosa che attiene l'eccellenza, quindi va benissimo. C'è una seconda parte, quando quel farmaco viene approvato, poi deve essere messo quello che negli anni 50-60 si chiamava prontuario, ma è una cosa ovviamente superata, ovvero ogni regione stabilisce il tariffario, cioè quanto costa quel farmaco. Attenzione, io non sto parlando dei farmaci da banco, i farmaci da banco per le grandi case farmaceutiche sono peanuts, sono poca roba, parlo dei grandi dei farmaci che vengono erogati, somministrati in ospedale, sono quelli il vero core business. Ora cosa succede? Che lì parte una contrattazione con la regione che è del tutto trasparente, non ci sono corruzioni o altro, ma che impone alla regione che ha un budget di fare un calcolo costi-benefici. Io all'interno del libro porto la testimonianza di un'esperta, si chiama Rosaria Iardino, della Fondazione
The Bridge, che dice una cosa che è molto sconosciuta in Italia oggi, che ci basiamo sull'emergenza del Covid, ma non sull'eccellenza. Oltreoceano sono arrivati i cosiddetti CAR-T, ovvero sono dei farmaci rivoluzionari che promettono e riescono, pare, a curare malattie molto rare o molto difficili da curare, tumori che non si pensava neanche si potessero curare, eccetera. Hanno un unico problema: sono costruiti persona per persona, quindi hanno un costo proibitivo altissimo. Bene, qui si porrà prima o poi una questione etica quando parlo di costi-benefici. Tu un farmaco che costa 30.000 euro a iniezione, lo inietti a un malato terminale oppure no? Lo inietti solo a un giovane oppure no? E a che punto della vita smetti di iniettarlo? Ecco, questa cosa qua è una cosa che ci deve far rendere conto che esiste un'etica all'interno della medicina e della salute, della sanità, ma esiste anche un conto molto duro a livello economico. Altrimenti, se non capiamo questa cosa, non capiamo qual è il business all'interno del mondo del farma. Un business che io penso sia dignitoso come tutti gli altri, non ne do un giudizio di merito, ma che deve essere fortemente attenzionato, e bisogna scordarsi certe panzane che si leggono sulle big pharma che stanno facendo questo, stanno facendo quell'altro, perché sono degli imprenditori come tutti gli altri. Basta sapere esattamente quello che vogliono e si capisce esattamente quali sono i paletti e le regole che devono seguire loro come tutti gli altri. Come tutti gli altri, e nel libro ovviamente i nostri telespettatori potranno trovare le risposte a molti quesiti e anche a diversi personaggi e attori di questo settore. Ma prima stavamo vedendo anche un articolo che tu hai scritto per Il Foglio. Tu sei giornalista, collabori con Il Foglio, con Affari Italiani, proprio per la parte su Milano. Hai anche insomma delle cariche da un punto di vista dell'associazionismo, e anche sul mondo culturale avremo modo di parlarne. Si parlava del dilemma del diavolo, a proposito anche di come rimmaginare da un punto di vista proprio della struttura urbanistica di Milano la città, anche perché si fa molta leva sul tema della sostenibilità, però bisogna anche tenere presente che la sostenibilità ha dei costi e che non tutti i cittadini possono poi ovviamente sostenerli. Un capitolo è dedicato a tutta la parte immobiliare. Tu intervisti anche Stefano Boeri. Che cosa emerge? Allora, innanzitutto è un altro grande, uno degli altri grandi temi di Milano. Pre-Covid si stimava che sarebbero arrivati sul territorio milanese, da qui a 5 anni, una quantità di soldi inimmaginabile. Parliamo di 10 miliardi di euro di investimenti da parte di fondi infrastrutturali e immobiliari. Si sono un po' ridotti questa massa di denaro, adesso si stima tra i 5 e i 7 miliardi, comunque non è poco. La verità è che cosa andiamo a costruire, come progettiamo la città che noi vedremo tra 20 anni. Non ci scordiamo che Gaia Ulenti, quindi il quartiere dei grattacieli, noi oggi lo vediamo, ma è stato per la prima volta ipotizzato sotto Albertini 20 anni fa. Questo ci deve dare la dimensione di quanto quello che oggi noi decidiamo o discutiamo come pubblica opinione verrà visto forse quando tra 20 anni, quando i nostri figli saranno molto più grandi e magari vorranno andare a abitare in quei posti. Allora, che cosa ci ha insegnato la pandemia? La pandemia ci ha insegnato, uno, che esiste un problema, un tema dello smart working che non finirà con la pandemia, sarà misto probabilmente, ma diminuirà la necessità di torri direzionali, o comunque le torri direzionali dovranno cambiare. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che lo smart working, la pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno di terrazzi, abbiamo bisogno di verde, abbiamo bisogno magari di una stanza in più per lavorare da casa, perché i mesi passati sul tavolo della cucina, marito, moglie e figli in didattica a distanza hanno pesato su molti. E questa cosa deve riportarci a ridiscutere le città, mettendoci dentro anche la parte ambientale, perché sempre di più si capisce che, questa è la convinzione dell'attuale sindaco, ma anche di molti altri, che le malattie, probabilmente non il Covid, ma molte altre, sono dovute anche all'inquinamento. Dunque, costruire una città che abbia più spazi verdi è una cosa giusta, solo che se hai bisogno di più spazi verdi vuol dire che devi andare più in verticale, vuol dire che i palazzi devono essere più alti, e questo pone altri tipi di problemi. La verità è che io penso che questi siano temi molto importanti, e purtroppo, e qua lo dico con rammarico, vedo poca discussione pubblica su questi temi, che invece sono importantissimi per la vita di tutti noi. Assolutamente. Tu intervisti oltre a Stefano Boeri anche per Francesco Maran, che dà anche l'idea di 6 ipotesi
che potrebbero insomma, vedere Milano da città globale a capitale europea fino ad uno scenario dell'Italexit e quindi quello che poi impatterebbe sulla città. Puoi accennare a questi scenari? Sì, allora Maran, che è l'assessore all'urbanistica, dopo essere stato l'assessore ai trasporti nella scorsa giunta, è poi il protagonista di tutta questa fase di progettazione sugli scali ferroviari, che sono appunto queste aree da riconvertire di proprietà di Ferrovie dello Stato, sui quali verranno dei grossi progetti urbanistici. All'interno di questi progetti urbanistici hanno fatto dei master plan, ovvero dicono a grandi linee che cosa arriverà dove, ok? Un po' la fase pre-progettuale. In uno di questi master plan, lo studio che ha vinto questo master plan ha messo 6 ipotesi differenti che la dicono lunga però su Milano. Cioè, questo studio dice: se Milano sarà una città globale, abbiamo bisogno di, che ne so, palazzi alti, giardini, tanti giardini, molte torri direzionali, meno residenze. Se invece è molto costoso e quindi ad alta qualità, se invece andremo a una ipotesi di Italy Exit, ovviamente è una provocazione, come dire, l'Italia esce dall'Europa perché veniamo sbattuti fuori dal consesso europeo, allora bisogna accontentarsi di edifici bassi, a bassa qualità e con il verde così e così. Quindi si vanno a ipotizzare vari tipi di Milano del futuro. È ovvio che tutti noi preferiremo probabilmente una via di mezzo tra le due cose, ovvero una città che sia a misura d'uomo ma non povera. Questa è una cosa che noi ci auguriamo tutti. Hai citato proprio il termine povertà. In uno dei capitoli ti occupi di quelli che sono gli schiavi attuali con riferimento ai rider, ma non solo, ed è un dibattito che spesso ci è capitato anche qui alle Fonti TV di affrontare, ma mi interessa di quel capitolo moltissimo l'intervista che tu hai realizzato con Giuseppe Guzzetti, già presidente di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo, che a un certo punto ti riferisce: a Milano ci sono 20.000 bambini nella povertà più assoluta. Con l'arrivo del Covid i numeri sono nettamente cresciuti. Chi ha responsabilità di governo a ogni livello non dovrebbe dormire di notte di fronte a questi dati. Eppure non se ne parla così tanto. Prima vedevamo delle immagini anche della cosiddetta Milano Invisibile, che è un progetto abbracciato anche da Fondazione Feltrinelli, e di inchieste che vengono fatte da dei giovani milanesi. Ecco, questa è una città invisibile, ma che sta diventando sempre più visibile. Io vi confesso che tra tutte le interviste che ho fatto, e sono state 5 all'interno di, anzi 6 in effetti, contando Maran, all'interno di questo libro, una alla fine di ogni capitolo, quindi per la sanità Fontana, per il comune Sala, Stefano Boeri per la parte dell'urbanistica, Fresco Maran, Ferruccio Resta per rettore del Politecnico, e Giuseppe Guzzetti. Di tutti questi, Giuseppe Guzzetti è l'intervista a quale sono più affezionato, mettiamola così, ognuno si affeziona alle sue interviste, perché Giuseppe Guzzetti è un uomo di oltre 80 anni, credo che vada verso i 90 ormai, che ha una lucidità di testa incredibile, è un uomo che ha vissuto tutte le rivoluzioni, arriva dalla base, cioè il lato sinistro della Democrazia Cristiana di Marcora, e ha questa grossa vocazione anche sociale, tanto che quando sono entrato nel suo studio la prima volta, la prima sua frase è stata biblica, ovviamente, essendo una monza cristiana, e dice: anche quando avrai fatto tutto il tuo dovere, sarai comunque l'ultimo servo nella vigna del Signore. Questo per dare l'idea del personaggio. Ecco, lui vive questa dimensione del sociale molto, molto fortemente. La domanda però è buona: perché ci sono 20.000 bambini che non hanno da mangiare? Di cosa dobbiamo parlare? Da mangiare. E nessuno ne parla. Perché? Perché è la vecchia Milano, quella da cui dobbiamo fuggire, la Milano che mette la polvere sotto il tappeto, la Milano un po' autocelebrativa, narcisistica, che si specchia nella pozzanghera e poi gli basta così. Ecco, Milano è piena di diseguaglianze, lo era prima col libro che stavo scrivendo, che ho dovuto buttare, cioè La città degli eletti, dove però molti sono gli schiavi, ma a maggior ragione adesso, perché il Covid non ha diminuito le distanze sociali e le possibilità delle persone, le ha aumentate. Infatti, l'intervista a Guzzetti effettivamente è particolarmente densa anche di spunti. Si parla anche del ruolo del sindaco negli anni, visto che insomma lui ha attraversato la storia di Milano, e questo, se vogliamo, forse è un aspetto positivo, ma faccio commentare a te, cioè che nella storia di Milano i sindaci che si sono succeduti hanno cercato di evitare di distruggere
ciò che aveva fatto il predecessore, e questo ha garantito una certa continuità, però forse in alcuni momenti un po' di discontinuità non sarebbe stata male. Allora, diciamo che c'è una cosa positiva e una cosa negativa da questo punto di vista. I sindaci hanno sempre proseguito l'operato del precedente. Se Albertini ha messo le basi della città di oggi, la Moratti si è cercato di portarla avanti, Pisapia ha corretto delle storture della legge urbanistica della Moratti, e via andare poi con Sala, eccetera, eccetera. E questo è un bene, perché di fatto, non, anche se sono cambiati i colori, quindi sono cambiate le persone, sono cambiati i modi di fare, sono cambiati i colori politici, le ideologie, è rimasto il fatto che a Milano si cerca di fare il meglio per la città, e questo va bene. Cosa però si è perso, secondo me, negli ultimi 20 anni? L'idea che Milano può essere e dovrebbe essere protagonista, ma più che protagonista nel senso del cumenda, cioè comandiamo noi, è più protagonista, vuol dire coinvolta, ecco, a livello di discussione politica nazionale. Questo invece si è ampiamente perso. Pensate a una cosa molto semplice: quello che oggi ci sta curando in tutta Italia è il sistema sanitario nazionale. Il sistema sanitario nazionale non se lo ricorda nessuno, ovviamente, però è stato inventato da un sindaco, il sindaco di Milano, Aldo Aniasi, che è seppellito al Famedio, e che è stato anche ministro della salute, e che ha fatto il sistema sanitario nazionale che prima non esisteva. Ora, Milano è stata protagonista a livello nazionale con tante persone, ho detto Aniasi, ma potrei dire che di Milano è Silvio Berlusconi, piuttosto che i primi passi in politica li ha mossi Benito Mussolini, per dirne due, proprio di quelli macro della storia. Oggi come oggi il protagonismo di Milano sulla scena nazionale è praticamente cessato, non esiste una proposta milanese all'Italia e non esiste l'Italia che prenda in considerazione una proposta milanese. Questo è un problema, ed è un problema causato anche e soprattutto da Milano, perché a forza di isolarsi, di dire noi siamo più bravi, da noi si fa così e di voi non abbiamo bisogno, alla fine è successo che ci siamo isolati. Infatti c'è un capitolo che è proprio potere politica nella città ferita, in cui tu affronti questo tema, addirittura oggi si può parlare quasi di una questione settentrionale, perché il modello Milano è stato talmente messo in discussione che poi a pioggia sono arrivate le critiche. Ma vorrei affrontare con te anche un altro tema, quello della cultura, perché si è passati da una bulimia di eventi, di TV, di week, scusate il lapsus, TV week sono quelle alle fonti, di week comunque milanesi, fino ad arrivare, forse sono un po' troppe, c'era un pezzo del Corriere della Sera nel 2019, eppure adesso poi Milano non si ferma, no, Milano si è dovuta fermare, e come si può ricostruire la cultura, perché non c'è solo la Scala la Verdi, ma c'è un tessuto teatrale, culturale, forte, che però ha necessità di ripartire. Allora, sì, la Scala del Piccolo, nel senso che Scala e Piccolo sono le eccellenze di Milano dal punto di vista culturale. Però, come spesso dico, la Scala e il Piccolo sono come la Madonnina. Sotto la Madonnina i milanesi possono anche morire di fame, ma la Madonnina rimane d'oro, perché è la Madonnina. Uguale la Scala e il Piccolo. Così io, in maniera, devo dire, stupefacente per me, nel senso che ho appreso un sacco di cose che non sapevo studiando questi bilanci. Ho scartabellato i bilanci della Scala e del Piccolo. E che cosa ho scoperto? Roba pubblica, bisogna solo studiare, però ho scoperto che la quantità di fondi pubblici che la Scala o il Piccolo percepiscono è inimmaginabile. Da quando è stata creata la fondazione del Teatro alla Scala, i fondi pubblici sono stati quasi 1,5 miliardi di euro. 1,5 miliardi di euro. Allora la domanda che ne discende è: ma se un'eccellenza come la Scala, senza aver nulla contro la Scala, anzi, ma se un'eccellenza come la Scala ha bisogno di 1,5 miliardi di euro, ok? Cosa potranno aver bisogno le altre realtà? E cosa scopri? Che la seconda orchestra di Milano, appunto la Verdi, percepisce 5 milioni l'anno, cioè 1,5 miliardi, 5 milioni, per non dire la terza orchestra di Milano, che ne percepisce 3,5, e se queste sono le prime tre, le tante realtà, dico musicali, non potrei dire teatrali, è uguale, non cambia niente il concetto, che portano alla cultura nei quartieri, perché certo i miei amici dello Stadero o della Barona non vanno alla Scala, ma magari vanno al teatro del quartiere, dell'oratorio, ecco, quei teatri chi li salva? Perché quelli sono i più fragili. Qua dobbiamo impostare una politica culturale, perché quando arriverà il momento di tagliare i fondi, ed è già arrivato il momento, perché il Comune di Milano ha 0,5 miliardi di euro di mancati introiti causa Covid, ok? Questa è la stima a dicembre del 2020, e quando dovrai tagliare l'offerta culturale, a chi tagli e come riazzoni e come
come concepisci il tutto? Io penso che manchi un piano organico da questo punto di vista, ma soprattutto manca una discussione organica da questo punto di vista. Purtroppo anche a Milano, anche nella cultura di eccellenza mondiale, comunque è l'aiuto pubblico che porta avanti una serie di realtà. Infatti, in questo capitolo tu parli appunto di supremazia, usi anche questo termine, e anche lì appunto l'invito è alla lettura per approfondire numeriche che magari dinamiche anche rispetto al mondo culturale, che si pensa sempre avulso, ma in realtà ovviamente ci sono anche lì delle dinamiche legate ad investimenti. Visto che il tempo a nostra disposizione si sta per esaurire, volevo concludere con un'immagine, prima la vedevamo anche. Ursula von der Leyen il 28 di novembre 2020 si è rivolta proprio a Milano. Brulicava di vita, il virus ha portato silenzio e dolore, ma Milan è un gran Milan, lei stessa ha dichiarato, ha scandito appunto un po' incerta, tra l'altro indossando proprio i colori del Ducato. Come Milano, già qualcosa lo hai detto all'inizio, però può riappropriarsi di se stessa e correggere alcune storture? Allora, prima di tutto io sono molto ottimista su Milano. Fuga dalla città non è un auspicio, cioè di fuggire dalla città, ma è di fuggire da un certo tipo di città per entrare in un altro tipo di città. E sono molto ottimista perché, insomma, se il Barbarossa ha tirato a zero, ha distrutto questa città e comunque è rinata, direi che ce la possiamo fare anche col Covid, e ce la faremo, perché poi il vero valore di Milano non è la sua politica, non sono i suoi soldi, ma è la gente che tutte le mattine si sveglia, come in altre parti d'Italia, peraltro, però qui con una concentrazione molto forte, e va a lavorare e cerca di fare qualcosa per la collettività. Come dice Beppe Sala, i milanesi hanno un tabù, che è quello del lavoro, cioè se uno lavora e contribuisce si va avanti, e io penso che quindi ce la si farà. Da cosa bisogna ripartire? Non bisogna ripartire dall'industria o dal commercio, o meglio, da tutto bisogna ripartire, ma bisogna ripartire dal dibattito su che cosa fare, bisogna ripartire dalle idee. Purtroppo io quello che vedo è che ci sono poche idee su questi grossi temi che riguardano la città, le sue aziende, gli imprenditori, i consumatori, i cittadini in linea più generale. Dobbiamo ripartire dal dibattito su questo, da quello che bisogna fare. Purtroppo di dibattito ce n'è poco, e quando c'è poco dibattito è perché ci sono poche idee. Tutto è da rifare, da ricostruire, diceva Antonio Greppi, che è stato il primo sindaco di Milano dopo la liberazione, ed è riuscito anche dopo una guerra, per cui bisogna assolutamente rimboccarsi le maniche e evitare la fuga. Interessante nel libro che ciascun capitolo è introdotto da una parola chiave di cui si va a scandagliare un po' il vero significato. E anche a proposito di fuga, di scappare, ce ne sono diverse. Non abbiamo parlato di San Siro, ma su questo magari ci ritorniamo anche un'altra volta. Io ringrazio tantissimo Fabio Massa per essere stato qui con noi. Vi rinnovo l'invito alla lettura di Fuga dalla città, Milano Italia, l'inchiesta sulla metropoli simbolo di un paese che fatica a rialzarsi, edito da Chiare Lettere. Grazie ancora per averci seguito, non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV. Book Crossing torna come di consueto ogni venerdì alle 17.30.